prima pausa GPL in autostrada. Abbiamo la motina caricata sopra perché ci sono andati in pista e uscito il video sul secondo canale un po' di giorni fa. Vi do un piccolo contesto a questo viaggio. Volevo andare a Thal in Austria da veramente tanto tempo per visitare la casa di Arnold Schwarzenegger, dove è nato ed è cresciuto il mio idolo. Ed ora che hanno fatto il documentario su Arnold, mi sono detto: senti, è il momento giusto di prendere e partire. Quindi ora da Roma arriviamo a Milano, recuperiamo Alessandro, il mio coinquilino, e da lì partiamo alla volta dell'Austria. Ho iniziato un nuovo giochino su Instagram dove le persone devono indovinare giorno per giorno, tramite gli indizi che gli do, la destinazione di queste mie avventure. E il primo e il secondo probabilmente che indovineranno la destinazione gli darò poi un premio su Instagram. Poi decideremo se un capo della collezione Okami, un pacco di bulk, ma quello che vuole poi la persona che vince glielo daremo. Ho una domanda per te: quante ore ci vorranno per arrivare, scusami? 6 per Milano e circa 8 per arrivare a Thal. Sì, un totale di 14 ore. Sto scherzando. Sono 15. Tieni, per migliorare un po' il viaggio, macro mancio gusto uovo di Pasqua. Ovviamente in descrizione, codice Fast Food. Appena rientrati a casa, sei pronto? Certo. Andiamo a Thal. Sono prontissimo. Allora, anche lui ha visto la serie su Arnold, su lui ha visto solo la prima puntata. Ho visto solo la prima. In macchina te la vedi, che noi tanto abbiamo visto già due volte, te la recuperi. Soprattutto andremo nei posti dove si allenava Arnold agli inizi. Ora ci prepariamo e si parte. Sono le 20:54 e sarà lunga. Però siamo partiti in orario, almeno quello. Davanti a me. Allora, io mi sto riguardando la prima puntata perché l'ho vista solo una volta e avevo voglia di rivederla un'altra volta prima di arrivare dove tutto è nato. Dopo la terza volta che lo vedi, comincia a sapere la memoria. Questa è la puntata che quando sei magari giù di morale, un po' demotivato, boom, quello. Vedi questa puntata qua e spingi che è una meraviglia. Grazie amore per... Ciao Memoli. Buongiorno. Ma perché come tu non dovevi dormire, nemmeno io devo dormire. Comunque, vi state chiedendo, io giro tutta Italia, avanti e indietro, sto sempre in macchina tra Roma e Milano. E non c'è il telepass. 1,50€ al mese di telepass. È vero, sì. E questi sono i principi. Per vedere quanto paghi, dici, se no non te ne accorgi. 30€ e 35€. Oh, ma paga, va. Ah, c'è differenza viaggiare col sole, eh? Comunque ora 3 ore e si arriva a Thal. Farò 15 gradi, fa caldissimo. Dimmi che dobbiamo andare a sciare comunque. Grazie capo. Comunque mancano 13 minuti e siamo arrivati a Thal. Eccolo lì. Comunque il verde è palesemente più verde, ragazzi. Spettacolo. Cioè è assurdo. C'è proprio natura vera. Eccolo. Ci siamo. Thal. Questo è inspiegabilmente forte. Ok, è arrivato il momento di visitare Thal. Guarda, leggi. Wow. Ed eccoci qua, abbiamo parcheggiato e come noi tantissime altre persone andranno al museo, quindi andiamo al museo e poi decidiamo che fare. Guardate che pace. Guarda che stacco brutto e femorale che ha quel cavallo. Perché qui si allenano come Arnold. Allora, quello che sto per dire è un concetto base importante che potrebbe non essere capito, quindi vorrei che chi sta guardando in questo momento il video aprisse un attimino il cervello e le orecchie per capire Arnold. Per la mia generazione, che probabilmente molti di quelli che stanno guardando questo video sono di una generazione più piccola, è stata un'icona. E io tante volte, quando vengo fermato per strada o parlo con amici di famiglie, cuginette, tutto quanto, e tutti i ragazzi di oggi, ragazzi, dicono: io da grande voglio fare lo youtuber. E dietro questo concetto io vado molto contro questa cosa, anche se faccio l'influencer, se faccio il creator, vado molto contro questo concetto, perché quando devi avere un idolo devi avere un obiettivo molto lontano. Adesso dire divento un influencer è come dire faccio la cosa facile. Il ragazzino di oggi dice: prendo una telecamera in mano, registro e divento famoso. Ovviamente c'è un concetto super complicato dietro, non sto qui a dire è difficile, è facile, non dico assolutamente nulla, però è comunque la via più semplice, diventare qualcosa che vediamo molto vicino a noi. È molto più facile registrarsi un video da soli e diventare da soli con i propri numeri, piuttosto che magari aprirsi il culo in palestra o essere scritturati da qualcuno per un film. È molto più lontano da vedere un idolo come Arnold, qualcuno che nella sua vita è diventato campione di tutto nel mondo del bodybuilding, è diventato uno dei più grandi attori di Hollywood e l'ha fatto
uscendo da quello che erano gli standard di un posto come questo. Cioè lui è nato e cresciuto a Tal, nel bel mezzo del nulla, si era messo come obiettivo dire: io diventerò come il mio idolo, perché Arnold come idolo aveva Reg Park, che era un Mister Universo che aveva fatto il film Ercole. E lui da lì, quando vide per la prima volta quel film a 15 anni, decise: io diventerò Mister Universo, farò i film come lui, diventerò il nuovo Reg Park, supererò il mio idolo. Si era messo un obiettivo lontanissimo. Noi, parlo per me, Ale, Emanuele, questo obiettivo lontano: voglio diventare come Arnold. E da lì va in palestra, vuoi diventare più grosso, più forte, vuoi crescere come persona, vuoi qualcosa di più di qualsiasi altra cosa. È questo che significa avere un idolo, cioè mettersi un obiettivo lontano, dire: io voglio diventare come quella persona. Quella persona non deve essere vicina a voi, non deve essere una persona facilmente raggiungibile. E quando mi dite: tu sei il mio idolo Giovanni, vuoi diventare come te, non prendetemi come esempio, prendete qualcuno di veramente importante, qualcuno di veramente distante e che vi possa far crescere. Puoi dire che comunque nella tua carriera una figura come quella di Arnold ti ha stimolato parecchio. Mamma mia, no, tu non hai idea. C'è il video su YouTube quando incontravo Arnold per la prima volta, che proprio piangevo fortissimo, che questo personaggio per me è stato talmente tanto importante che vorrei motivarvi anche a voi. Questa avventura è stata fatta sia per motivare me sia per voi. Manu, vieni di casa. È tutto troppo bello, vorrei che tu fossi qua, ma devi studiare per diventare un regista famoso, Emanuele, diventare uno sceneggiatore importante e scritturarmi per un film, ok? Giuro, promessa, ti ci porto. Come regalo di laurea ti porto alla Gold Gym in America e qua. È una promessa, Emanuele, è una promessa che ti faccio e ti faccio da tanto, ma lo facciamo. Cos'è questo? Cosa c'è dentro? 7 per Mister Olimpia, 5 volte Mister Universo. Per fare i tricipiti. Non è vero. E probabilmente questa è una delle macchie che aveva lui e l'ha messa qui per il museo. Un po' arrugginita la corda, però ci sta. Avrà i suoi anni. Posso anch'io? No, lo puoi. Scendo quanto era forte Arnold. Qui faceva almeno 200 ripetizioni. Ma la sono voluta. È bellissimo. Dopo un po' di foto possiamo entrare. E sapete qual è una cosa veramente bella? Questa che vedete qua davanti è la casa originale di Arnold. E dentro c'è la foto di lui fuori da questa parte. Ed ecco, era proprio qua davanti, da quel lato della casa. Questo era come era il personaggio di Arnold sotto la pelle. Terminato, l'ho visto? Questa sta a rappresentare la parte vita di Arnold quando era un militare. Tu lo sai che Obama fece i complimenti ad Arnold per come stava governando la California? Sì, lo so, mi ricordo quella scena. Anche lui andava in moto. Questa è quella di Terminator. Hasta la vista, baby. Il T-800. Questo è di Terminator Genesis. Mamma mia, che bello, ragazzi. Comunque questa è la sua stanzetta dove si allenava. Non è quella che penso io. Sono le sue misure. Aveva un braccio, mi sa, di 55 centimetri. E quando esci, I'll be back. Che nel mio caso è vero, perché ci devo tornare con Emanuele. Comunque stamattina ho messo una storia sull'indizio numero 2, che stiamo andando a nord-est e siamo passati da Milano. E ancora nessuno ha indovinato Tal. No, vabbè. Questo era nascostissimo. Minchia. Ma quello è sollevabile? Lo sai che prima c'erano le cose per provarci? Ma vi siete girati, ragazzi? Quanto è verde e bello. Godiamoci un pranzettino carino. Ci siamo. Abbiamo il primo vincitore. Stai andando in Astra, paese natale di Arnold. Lui è la prima persona che ha indovinato. Tu, Gianmarco D'Agostino, hai vinto. Bravo. Che premio gli diamo? E chiamiamogli qualcosa, un buono su Bulk. Bravo. E in questo ristorante c'è anche la foto di Arnold con la madre e con l'ex moglie. Primo piattino, ma che carino. Ovviamente mangerò questo e questo. Una è di vitello e questa è di maiale. E poi qui in Austria si mette la marmellatina sopra la cotoletta. Chi ha ordinato questa cosa? Io no, davvero. Sembra bicipite di uno che ordina questa cosa. Cioè, mi stai a dire che sono stato io. Sono stato tu. Io vorrei un videomaker H24 con me che facesse le clip come io le faccio agli altri. È buona? Buona, è buona. E vabbè, che fai? Te ne vai dall'Austria senza mangiare la Sager? Addio, amore. Siamo arrivati al parcheggio del lago, perché dovete sapere che Arnold Schwarzenegger le prime sessioni di allenamento le faceva con un gruppo di amici proprio qui al lago. Che bello però. Io voglio andare sulle paperelle. Chissà dove sono le sbarre di Arnold. Sono molto vicine alle sbarre, ma sono esattamente dritte per dritte di qua. Eccola la sbarra. No. Ah, è fissato così dagli anni 60. Pull up bar. Si può fare allora? Che bello. Non c'è scritto che non si può fare.
No, fra, stai toccando la sbarra di Arnold. Vai, cavallo. Che bello. Oh, oh, Joe, aspetta, ti sta crescendo troppo il braccio. Facciamo un workout, ragazzi? Io direi di sì. Quindi, 6 trazioni, facciamo 30 serie per max. RPE 8, non per max. Via. Quanto siamo? Siamo a 38 minuti e qui è l'ultima serie. Per max? Voglio avere l'onore di riprenderti. Dai 8, arriva a 10, 9, dai 10, olè. Ti rendi conto che nella Golden Six Routine ci sono 26 titolazioni? Giovanni Fais Vlogs porterà la Golden Six Routine e io faccio la promessa: quando andremo a Los Angeles quest'estate, l'ultimo giro di Los Angeles, avrò gli addominali. In questo momento sto dando la mano a tutti i miei follower. Bello, sono contento di avervi portato questo video. È lungo, lo vedranno molte meno persone perché è un po' più di nicchia, non è food, ma è Giovanni Fais, quello che piace veramente a Giovanni Fais, quello che veramente amo. Se sei uno di quelli che è arrivato fino a questo punto, tu lascia like e commenta con "ne è valsa la pena". Ora diamo un premio, perché adesso non è finita. Non so se lo sapete, ma le proteine sono di Bulk hanno vinto il premio come migliori proteine. Arnold ai tempi si è pentito di non poter usare il codice FaceFood, che avrebbe risparmiato un sacco di soldi in proteine e sarebbe diventato ancora più grosso. Quindi, primo link in descrizione e codice FaceFood. La barca dedicata a Arnold. Non so se è la sua originale o se è semplicemente dedicata. So solo che è molto bello. Abbiamo concluso bene questo viaggio. Tecnicamente non è finita. Manca ancora un pezzo. Così, molto a caso, siamo a Graz. Allora, è successa una cosa bruttina. La palestra dove si allenava Arnold Schwarzenegger ha chiuso, sia l'Athletic Union Graz, quella che sta nella serie, ma anche l'altra, che era la Curtis Gym, di uno dei primi personal trainer che invitò nella propria palestra Arnold. Non è che è chiusa, è proprio sparita, cioè demolita. C'è, esatto. Cioè non c'è proprio più. Hanno tolto il palazzo della Curtis Gym. Oh, che bello è. Bello, veramente molto bello. Con questa vista vi dico che spero di avervi fatto vivere un minimo quello che abbiamo vissuto noi e vi assicuro che mi ha motivato tanto e ve l'ho detto che a Los Angeles ci arriviamo titati. Come sempre grazie a voi che mi supportate, che lasciate like, commentare, guardare i miei video da 6 anni a questa parte, e anche grazie a Bulk che sono 6 anni che mi supporta. E quando dico che ho scelto Bulk perché è il migliore, è come quando dico che ho scelto Emily perché è la migliore. Non lo dico per amore, lo dico perché sono realista e so quando una cosa è vera. Quindi se volete supportarmi e scegliere il meglio per la vostra dieta, la vostra integrazione, scegliere qualcosa che veramente vi è utile ed è valido e vi fa bene, andate nel primo link in descrizione su Bulk e se utilizzate il codice FaceFood raggiungete lo sconto massimo. Ragazzi, un bacio a voi e un bacio anche a Arnold, perché prima o poi ci credo che faremo qualcosa insieme, magari col Fio.